Salve ragazzi, sono Yata e bentornati sulle Bendigo Vice a Carteller Plus. In questo episodio, Eden, che ormai ho capito che faccio bene andando da questo lato, affronterà un Armond. Tra l'altro non ho guardato prima. Abbiamo la Red Candle che di fatto è un attacco one shot. Il D20 non... il D7 è inutile per me. E rolla i nemici. Ok. Ok, andiamoci un attimo. Sono non così lento, ho un buon danno, ho le TR un po' lente, però ho la Spear of Destiny, ecco, non mi viene il nome dell'oggetto, che di fatto fa danno. Momento, sono stato un pirla, non mi ero accorto di quanta poca vita avessimo, quindi stavo tranquillo lì a giocare e io però se prendo un altro danno muoio. Non più. Certo, non è che siamo messi così tanto meglio, però almeno. Ah, lo posso spengere. Ah, ok, posso spengere i fuochi con la Spear of Destiny. Questo non lo sapevo. È una gradita sorpresa. Io ho 4 centesimi che vorrei investire. Ah, e non sto usando neanche la fiamma. Adesso vi mostro anche come funziona il tutto, eh. Tanto io spero che sti 4 centesimi passino per un reroll. Mutant Spider. Probabilmente ho fatto una cavolata, ma vabbè. Mutant Spider mi rallenta. Allora, quello è l'effetto della... Perfetto. Dicevo, quello è l'effetto della... della Candle. The Fool, preferisco volare. Ok, Code Hanged Man. Quello è l'effetto della Red Candle. È un attacco probabilmente che lancia con la fiamma e la fiamma stessa farà danni. Voi mi vedete, grazie al cavolo, è una fiamma. Soltanto che io qui non sto messo così tanto bene come pensavo. Perché io qui un po' di vita la voglio. Ho anche abbassato il mio... Non è il mio danno, perché in realtà non è il danno che ho passato, la mia frequenza di fuoco prendendo il Mutant Spider. In realtà quello è una specie di investimento. Bravissimo. Se ottengo un altro centesimo, credo che inizia a diventare sensato la visita. Ok. Troll Bomb. Speravo in un centesimo. Vabbè dai, Boss High, Larry Junior, che poverino gli è capitato veramente l'arcinemesi. Eh no, ho sbagliato completamente. Sto andando molto tranquillo con sto Larry Junior perché non so se avete notato, ma non è che sto messo benissimo. E la scatola. Non è che sto messo proprio benissimo dal punto di vista... Infested, bene. The Devil. Preferisco volare perché mi dà quella soglia di evasione che potrebbe essere comoda. E andiamo. Il problema è che io speravo vivamente di trovare un aumento di vita. Una delle poche volte che spero un aumento di vita, non ho trovato un aumento di vita. Tipico. Uno. Due. Per il futuro ho mezzo cuore qua. Buono. Sì, cerco di sfruttare la fiammella perché la fiammella almeno lascia... rimane in mezzo, anche se non dovessi colpire nulla. Come vedete rimane in mezzo per un bel po' e ci può aiutare a fare controllo del danno. L'hai visto? Eh sì, adesso le mie lacrime tremolano un po', ma... Ciccio. Anche perché tutto sommato ho l'effetto di un power up, quindi... è di un trinket. Posso sbarazzarmene quando voglio, se fosse. Vai, bravissimo. Esplosivi, eh. Adesso, se avessi preso The Fool, potevo aprire qui e scappare, ma non posso, quindi... rirolla tutto. No, non è valsa la pena. Per puro scrupolo io spengo quella fiamma perché non vorrei sbagliarmi e poi farmi colpire più in là.
Bravo. Bravissimo. Queste batterie sono un po' inutili per noi in questo momento, ma... Dai. Perfetto. Altro centesimo. Il problema è che mancano le chiavi. Però abbiamo i cuori di fede. Che Rosario ci dà cuori di fede. E mi sento un po' più tranquillo, devo essere sincero, non mi sentivo proprio a mio agio come stavo messi prima. E i soldi? Cioè, futuri soldi in realtà, perché stavo per dire futuri soldi ma che non potrò usare. In realtà posso usarli come? Perché la chiave è giunta, anche se probabilmente con la fortuna che mi ritrovo ci sarà Grid, ma Grid è una costante cosmica. Ci si potrebbe fare un dibattito su questo, ma vabbè. 18 centesimi. Abbiamo la bussola. Bussola. Niente. Sì, probabilmente non è stata la scelta più geniale della storia, ma fa niente. Se riesco a ottenere un altro centesimo... Ok, questa è stata di fino, eh. Quella l'ho sconfitto di fino. Ah, notare anche che abbiamo la possibilità di preparare il colpo e poi lanciarlo in un secondo momento. Ora non l'ho fatto bene, ma possiamo spostarci col colpo caricato. Vai. Vai. Niente. Boss fight contro mostro. Perfetto. Ok, neanche a farla apposta, vi sarei riuscito a farli saltare. Non so se vi rendete conto di quanto danno fa sta cosa. Certo, è un nemico singolo, ma fa danno. Allora, squeeze, che è un aumento di tears, cosa buona e giusta, e due colli di fede. E il patto contiene l'empty vessel, che se non abbiamo... come si dice? Se non abbiamo... vita rossa, ci fornisce dei bonus, tra cui il volo. Esatto. Ah, ci fornisce anche dei cuori che ora non mi ricordavo desse, ma va bene. E si scende. Adesso voliamo, mi devo ricordare che voliamo. Voliamo di base, a prescindere dal Danged Man che abbiamo lì. Only. E qui abbiamo già una sfida contro... Potremmo star per riottenere... È vero, sono pirla. Sto per dire che possiamo star per ottenere di nuovo vita rossa. Allora, qui potrebbe succedere una cosa che non credo succederà. Ah, succederà al prossimo piano, perché io pensavo, adesso prendiamo la vita rossa. Perdiamo il volo e non possiamo più uscire. E l'ho fatto perché? Perché comunque avevo The Hanged Man che mi permetteva di scappare in caso. Ok, questa è stupida. Questa è ancora più stupida. Ah, vabbè, ho perso un cuore di fede. Ok, vabbè. Allora, io sono stato fortunato, vabbè. Ma quant'era la chance? Impedisce di far comparire Grid dentro gli shop. E il lardo, che mi rallenta, ma mi ha dato cuori rossi. Che per carità non era la cosa che mi serviva di più, vita rossa, ma è buona per futuri patti. Olè. Poi posso evitare un danno entrando così. Niente. E il secondo non lo becco. Chiavi che non posso raccogliere. Che seccatura. In realtà trovassi una stanza per... Vai. Perfetto. Vi ricordo che quando si distruggono le cacche nere vengono storditi tutti i nemici e si prendono anche un po' di danno. Quindi nello specifico mi sono fiondato su quelle per eliminare il grosso del problema. Vai. Corri qua. Perfetto.
Qui potrebbe esserci potenzialmente qualcosa di utile, non c'è. Certo, c'è lo smelter che mi permetterebbe di fondere, però non è così utile come sembra. Aspetta, se io prendo questo, pagherei 15 centesimi per la possibilità di non avere mai grid. Perché fonderei il mio trinket con me stesso. Diciamo, rientriamo. Vabbè, ci penso. Ok. Onestamente lì non sapevo come passare, altrimenti no. Di quello che si pare, ma lì non sapevo come fare. E si va avanti così. Allora, ho fatto la cavolata e adesso c'è quel punto in cui chiunque ci passi. Bravissimo. Perfetto. Devo starci molto attento, eh. Sto facendo forse troppi errori. Sono Globin che ci seguono. Quindi se io metto in una linea fatta bene, riesco a mancarli tutti, perché sono lento. Olè. 11 centesimi. Pareva che continuo a prendere danni. Ore. Potrei comprarmi. Vabbè, no. Le stain. Vediamo se riesco a fregarlo fatto bene. A costringerlo a comparire qua. Perfetto, scusate il silenzio, ma cercavo di farla range up, serve veramente a niente. Cercavo di farla in maniera un po' più tattica, non mi è riuscita particolarmente bene. Ora, piano numero 4. E siamo. Ah, qui c'è l'arcade. Potenzialmente poteva contenere roba figa, ma non mi pare sia il caso. Visto col cuore scappa, ho preso una chiave. Senti, ho rifollato la mia vita, che non posso vedere tra l'altro. No, dai, ho fatto la cavolata. Dei simpaticoni qua. Ah, però questi qui a volte compaiono in un ritmo veramente assurdo. Come uno dovrebbe essere in grado di affrontarli? Ah, notare che ho visto la roccia segnata, ma ho sfortunatamente terminato tutta la mia scorta di fuori di fede. Volevo dire la mia scorta di esplosivi. Dai. È possibile che non si riesce a affrontare sto coso? Vieni qua. Ok, ho finito veramente i miei cuori di fede. Perché ho visto adesso la percentuale del fatto calare drasticamente, quindi l'unica spiegazione è quella. E dai. Perfetto. Centesimi. Chiave potenziale. Un momento. Doctor Remote. Perfetto. E The Stars, che mi porterebbe a dire se nonostante il power up non fosse che ci sono partito. Ora. Glitter Bomb.
Jesse Sack. Lasciamo una scia che rallenta, cosa che è utile per noi perché, non so se avete notato, siamo un pochettino lenti. Quindi quello che ci insegue, chiunque ci insegua, viene rallentato più di noi. Però, d'altro, ogni tanto spawn anche dei ragni. Vai. Perfetto. Adesso. Dai. Dove sei andato? Tutti i nemici seccanti, capito? Perfetto. E rimane sto coso qua sotto da solo, che speravo di togliermelo dalle scatole. E invece un esplosivo. Raddoppio l'effetto dei tarocchi, che è interessante quello. E mi dovrebbe anche dare un tarocco Justice, quindi adesso mi dovrebbe raddoppiare. Perfetto. Finalmente l'ho pagato 3. Perché l'ho pagato 7 in realtà, vabbè, ma ho riottenuto 3. Vabbè, non riuscirò mai a prendere quella cosa. E andiamo avanti. No, 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 no. Dai. Ma che cacchio. Buoni. Allora, non so se vi state accorgendo del fatto che io sto leggermente messo male in questo momento. Sarebbe molto utile riuscire a raccogliere quel cacchio di cuore che non riesco, che scappa da me. Perfetto. Mi fa fasciare il birbante. E andiamo dal boss. Con la consapevolezza che sono a uno, forse due cuori di vita. Non so perché ero convintissimo che ci fosse il boss diretto. Tanto convinto, infatti mi sono rimasto molto sorpreso a beccarmi Fistola così. Cos'è? Wheel of Fortune. È la speranza che mi va andando avanti. Niente. Dovrei raccogliere. Non è giornata oggi per me a raccogliere le cose. Bene. Boss fight contro Gurdy. Dai. Io vorrei togliere prima questo. Poi mi occupo di Gurdy vero e proprio. E tra l'altro Gurdy per la sua stessa stazionalità. Ecco, perfetto. Allora, aumento di danno Sintoil e allora il collare di gappi mi fornirebbe vite ed è un oggetto di gappi, però non ho tantissima vita in questo momento. La Tame non mi interessa nessuna delle due cose in questo momento, non mi sento tranquillo abbastanza. La Tame invece è reattivo, quindi dovrei prendere danno per attivarlo e no. My Little Unicorn. Abbastanza inutile. Però in realtà l'ho fatto, mi sono trasportato principalmente perché ho visto. Dicevo, perché ho visto la. Le due stanze del power up vicino, una vicino all'altra. Ole. La cap. Questo è buono. Questo è molto buono e probabilmente soppianterà la nostra candela. Perché cosa fa? Allora, ogni volta che lo utilizziamo, vabbè, ci si mostra tutta la mappa, quindi niente di male. Ma ogni utilizzo ci genera o un tarocco o un cuore di fede. Vai. Ah, contate anche che abbiamo aumentato il nostro danno, perché abbiamo ottenuto prima il Sintoil dal boss precedente.
Certo, la mia speranza sarebbe ottenere batterie ora. Perché batterie significa che posso generare più. È vero, è rallentato. Io continuo a dimenticare che li rallento. Cioè, ho scelto di prendere il... lo Sticky Baby apposta, però... me stavo quasi dimenticando. Allora. Dice lo shop... bene. Vai. Perfetto. Perfetto. E niente batteria. Anche se abbiamo un ascicasi di prigione che di fatto non ci serve. E andiamo avanti così. Però. Come ho fatto a prendere danno non si è capito. Cioè per carità si è capito, però non doveva succedere. Ok, stavo cercando di utilizzare la... perché che si chiama? Restock a 7. Ci arriva a 7. Se arriva a 7 il restock è mio. Anche se credo che... mezzo qualifed. Anche se credo che non ci arrivo facilmente a 7. Fatto, fatto, fatto. Vai. Vai. E vai. Ancora nada. Qui potenzialmente potrebbe esserci qualcosa di interessante. Solo pillole. Dannazione. Perfetto. Ora abbiamo l'oggetto carico. Cuoricelo grande. Grande. Adesso. Sto cercando di guadagnare un po' di tempo perché in realtà è quello che mi serve adesso. Tempo e la possibilità di... non prendere danni, vabbè, quella... quella purtroppo è un lusso che non mi... non è mio. Dicevo, più che altro la possibilità di accumulare energia. Perfetto, il centesimo che volevo prima. Qui forse roba figa. Speriamo. Altri soldi. Perfetto. Quindi adesso ne posso prendere il restock, che in realtà è inutile. Mi sono reso conto adesso che è inutile. Perché se pure prendessi il restock è l'ultimo shop questo, quindi... Gulp. Infested. Range up. Allora forse è meglio investire quei... in altro modo. Beh, cuore di fede. Per come stiamo messi probabilmente è meglio così. E forse anche il cuore normale. E se avessi ancora un altro centesimo userei anche la... una batteria probabilmente prenderei. Però un momento, non ce l'abbiamo, quindi inutile parlare del se fossi. Del se. Dai, vai. Ole. Anche se a questo punto io la batteria aspetta a usarla, perché tanto vale usarla una volta che finisco di caricare questa. La uso e poi mi sparo anche la... ok, questi nemici li odio, perché sono l'arcinemesi di tutto quello. E ti pareva? Anzi, anche se in realtà... approcciati molto lentamente possono anche essere comodi. La variante champion però che ti spara è una rottura di scatola a prescindere. Dai. Perfetto. Cuore di fede grande. Visto che poi effettivamente quei soldi sono inutili, io come ho detto cercherei anche di spararmi un altro altra batteria.
Two of Clubs. Che ovviamente triplica, perché adesso abbiamo l'effetto raddoppiato. Tutti i tarocchi che usiamo hanno l'effetto raddoppiato, ve lo ricordate, eh? Uno. Niente. Eh sì, la speranza era di ottenere almeno un cuore nero o un qualcosa là sotto. Niente, niente, niente. Niente. Perfetto. The Magician sarebbe figo contro il boss, ma se lo uso contro il boss poi non... Anzi, può essere che lo porto veramente contro il boss, perché tanto... Perché se lo uso contro il boss, il discorso era che mi perdo il... Cioè non posso poi tornare indietro a prendermi il coso. Forse. The Emperor. Vieni qua. Yecce. Ancient Recall. Pesca tre carte. Sea of Diamond. The Hierophant. That. The World. Death, Hierophant, The Strength, The Magician. Allora, partiamo dal presupposto che io sparo subito The Hierophant, che dovrebbe funzionare due volte e quindi darmi 4 quelli di te. Poi, Two of Diamond me ne darà tanto 4 centesimi, ma lo so. The World, me lo sparo subito. The Magician, The Strength, Ace of Club. E io penso che vado avanti con The Strength, perché è figo, c'è poco da fare. È un moltiplicatore del danno, vi ricordo sempre. Per chi mi dice sempre perché continua a scegliere The Strength. Ora, boss fight numero 1. Beast Sister. Vai. Tra l'altro qualcuno avrebbe dovuto, probabilmente io, pensare a come gestire il fatto, mi potevo portare una carta per affrontare il primo boss, poi uscire, tornare indietro e riprendermi The Strength per... Perfetto. Che mi dai? Magica numero 8, che tra l'altro è un altro tarocco. Justice. Perché no? E ora, secondo boss fight. Vai, notare il danno, abbiamo 10 di danno base. Cioè base, perché abbiamo utilizzato la... Tranquillo. Ora, Krampus. Io spero vivamente che mi dia la Lamp of Fall, perché Light of Krampus non me ne faccio nulla. E me la Red of Krampus, ovviamente. Si prende, si riposa e si va avanti. Ora, dove vogliamo andare? Possiamo fare danno da contatto, quindi io direi di andare di qua. E scendiamo. Ah, ovviamente non ho utilizzato subito la sfera di cristallo, perché la potevo usare qua per beccarmi subito... Dove andare? Qui ad esempio c'è un mini boss, che è Last. Tutte le builds. Ok, magari era meglio non farla sta cosa. Anche se mi hanno trasportato vicinissimo allo scontro con il boss, quindi alla stanza del boss, quindi in realtà mi ha fatto ovviamente skippare quasi l'intero piano. Che sia un bene o un male, quella è un'altra storia. Tanto voi vi mettete addosso alle pareti, no? Per non rompere più le scatole. Poi notare che una volta che stanno vicino alle pareti è sufficiente mettersi lì con tranquillità sconfiggerli. Ah, vicino alle pareti no, perché potrebbero beccare come in quel caso un...
Dai. Ah, mi sembra stato questo finire. Perfetto, Golden Key. Penso sarà prettamente inutile, ma... grazie. Ti pareva. Più uno cerca di evitare danni, più ti arriva nel faccio. Ole. Ole. Batteria. Tanto comunque poi non posso farci nient'altro. Death. Quindi un cubo mit abbiamo. Otterremo un cubo mit anche a breve. Dai. Olè. Ha detto... ok, il patto è inaspettato. Perché il patto non me lo aspettavo. Sì. Vabbè, Demon Baby può far danno indipendentemente da me, ci sta. È un colpitore automatico. È un famiglia indipendente, ecco, forse è meglio detto così. Curse of Darkness. E... The Fall. Che possiamo farci? Posso scendere da qua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Allungo leggermente per vedere cosa c'è anche nella stanza del... cosa c'è nella stanza dell'arcade. Potrebbe esserci qualcosa di figo. Potrebbe esserci però strada facendo un dannato. No. Dai. Sapevo. Perfetto. E si scende. Sì, questa è la direzione giusta. No, devo cercare di non rompere quella cacca, perché può essere utile per il futuro, visto che... vabbè, per il futuro. Abbiamo così poca vita rossa che non credo cambi per molto. Perché la cacca arcobaleno ovviamente si è rotta, ridà tutta la vita rossa. Noi ovviamente ne abbiamo poca, però potenzialmente ci da starci. E sì, ho distrutto quella cosa prettamente per aumentare le mie chance di un patto, anche se in realtà dubito che è arrivato così in profondità. Allora, questo con la Ghost of Darkness è una rottura di scatole, perché non vedo... ok. Come ad esempio non avevo neanche visto questo, che fortunatamente mi dà due cuori di fede, ma io li avrei persi. Perché ho sentito il rumore di un forziere, ma non mi ero reso conto che fosse un forziere rosso, ad esempio. Pizza. Ho già perso gli effetti di quel forziere rosso, perché il danno l'ho preso. Perfetto. Aumento di velocità. Perché no? Prima di affrontare, ovviamente, Hit Leaves. Riuscissi a colpirlo. Ok. Sì, la speranza era riuscire a colpirlo con la lancia del destino, ma la vedo abbastanza critica come cosa. Sapete cosa ci starebbe qui bene? Però l'ho buttato via precedentemente. Un bel... oh no 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 no. Un bel... non riesco a scappare abbastanza in fretta. Vabbè. Dicevo, un bel... mi sono perso il filo del discorso. Ah, The Chariot.
l'invulnerabilità, poi ti fiondi addosso al nemico con la lancia del destino e speri che vada tutto per meglio. Ecco, grazie. Grazie. Ora, possiamo passare per di qua. Non mi spiego io come ho fatto a prendere danno. Probabilmente le mie lacrime hanno coperto i loro attacchi. So che sto per fare una cavolata, me ne prendo. Fate reward. Non la cavolata che mi aspettavo. Fate reward è un ottimo power up. Contribuisce con un'altra fonte di danno. E non dico indipendente perché comunque spara quando spariamo noi, però. È praticamente una quinta lacrima giunta a noi. Vai. Certo, abbiamo il problema dell'aver preso danno. Che è una cosa che non vogliamo, però ormai è successo, credo che la nostra streak si conclude qui. Vai, vai. Però non riesco neanche a capire se io ho giocato male, cioè perché ho giocato male o se ho fatto delle scelte tattiche sbagliate. Boh, non saprei. Probabilmente più che ho giocato male, perché scelte particolari non mi pare ce ne siano pervenute. Quindi. Olè. Ora. Contando che dovrò passare di qua, tanto vale pulirla prima. No, no, odio, odio queste stanze. Le odio completamente con ogni stilla del mio essere. Vai. Olè. Allora, prima guardiamo qua. The High Priestess. Ok, The Chariot. Abbiamo trovato un cuore di fede. Vai. E vai. Poi. Test. Niente. Io non mi ricordo se qui ci sono stato o no. Ho solo pensato di andarci. No. Tra l'altro è anche inutile rompere queste cose perché tanto è arrivato qui. Perfetto. E niente. Poi. Oh, grid. Vabbè, siamo sinceri, qui grid è un problema come qualsiasi altro nemico. Anche se ha questa brutta beauty di darmi saldi di Steam, penso per puro sfotto personale. È l'unica spiegazione che trovo. Vai. Pure. Niente, eh. Inizio a stare un pochettino preoccupato perché il danno si accumula. Esatto. Dicevo, il danno si accumula, io non vedo via d'uscita. E non vedo neanche i cuori rossi lasciati indietro. Quindi a meno che non mi capita veramente botte. E non ho visto quegli esplosivi. Pensavo fossero soltanto quelli che per quanto si ronzano in giro non sono così problematici, visto che li vedi, li schivi e via. Qui potrebbe potenzialmente esserci un problema di fondo, cioè. Two of Clubs. Vabbè, sì, bellissimo, ma sto morendo. Per appunto. Caro diario, oggi sono morto. Sono stato ucciso da questa cosa in un posto freddo. Lascio tutti i miei averi al mio gatto, Guppy. Bye bye, mondo crudele, Eden. E quindi. Penso con il punteggio di 5 o 6, dovrei rivedere l'inizio episodio, vabbè, voi l'avete visto tanto, si resetta di nuovo la nostra streak. Ciao ragazzi, bye bye!